stasera è difficile, stasera è un po' difficile, ma sta cazzo la luce, io non capisco come cazzo funziona. Stasera è un po' difficile, stasera è un po' difficile. Sto a fare uno sforzo, guardate, ma non uno sforzo a non incazzarmi, perché non... Vi giuro, sto a fare uno sforzo per non piagne, perché è quello che sarebbe da fare. Ci sarebbe solo che da piagne ci sarebbe, regà. A me mi viene da piagne, perché sta stagione sta diventando strazio, sta diventando proprio una tortura. Sta diventando una tortura sotto ogni punto di vista. Stamattina col dottor C, a proposito, iscrivetevi al canale, mettete il like, se no fate come cazzo vi pare. Stamattina con il dottor C scherzavamo su sta cosa, no? Dice, te pare che c'hai un'occasione, che tutte quelle davanti a te, chi perde, chi pareggia, cazzo di lui, che io non so mai quanta la devo regolare, chi perde, chi pareggia, mo, non è che rientri in corsa per la Champions, ma rosicchi qualche punto, l'Udinese in casa con l'Udinese, l'ho visto sui video di Vittorio, non vinciamo con l'Udinese all'Olimpico dal 2019, quindi sono 5 anni che non si batte l'Udinese in casa. Io poi oggi, per curiosità, mi sono andato a vedere qualche numero. La Lazio non vince in campionato dal 10 di febbraio, quindi un mese esatto, a Cagliari 3-1, e non vince all'Olimpico dal 14 di gennaio in campionato, perché in mezzo c'è la vittoria col Bayern, che poi, a parte un'effimera gioia, ci ha portato un cazzo. Quindi noi so 2 mesi più o meno che non vediamo la Lazio vincere l'Olimpico in campionato, e un mese circa che non vediamo la Lazio vincere. E sai, prima c'avevi la scusa, abbiamo giocato contro squadre complicate, hai giocato contro il Bologna, hai giocato contro il Milan, hai giocato contro la Fiorentina a Firenze, insomma, tutte squadre difficili da affrontare. Oggi che scusa c'hai? Perché l'Udinese è una squadra che non vale un cazzo. Non me ne vogliono, se qualcuno d'Udinese vedrà mai sto video, non me ne voglia, ma è una squadra che non vale veramente niente. E nel giro di 3 minuti sei riuscito a fargli fare due gol a uno te in casa, quando c'avevi tutto da giocare. Ora, quando mi rompete i coglioni, bisogna saper motivare la squadra. Te devi motivare qualcuno quando tu sei l'ultima squadra che gioca nella giornata attuale e tutte quelle davanti a te hanno toppato. Ti deve motivare qualcuno, ti deve. Serve la motivazione. Ma andatevene a fanculo. Gente che scende in campo con niente. Facciamo un grande primo tempo, facciamo. Avremo tirato 15 volte? Non importa. Abbiamo tirato 15 volte. Gol fatti zero. E nel secondo tempo non scendi in campo. Prendi un gol da stronzo, lo pareggi dopo pochi minuti, dopo un minuto e mezzo, e invece ti raccoglie. E la partita non è finita, raga. La partita, probabilmente sono uscito che c'è stava la provvedella a terra, ma se adesso torno giù e il risultato sta sul 2-2, a me non mi cambia niente. E credetemi, sto a fare una fatica immane, sto a fare a cercare di mantenere la calma, ma come dicevo all'inizio video, non c'ho voglia di strillare, c'ho voglia proprio di mettermi in ginocchio e di basta, perché non c'è proprio rispetto per il popolo laziale, non c'è rispetto per i tifosi della Lazio, non c'è rispetto per noi che almeno una volta a settimana si fa il sangue acido così e...
No, no, no. Che vedevo dire? Sì, ho raccontato due cose dalla partita, il primo tempo così e il secondo tempo quell'altro. Sta stagione è una tortura. Ci può stare un'annata che va male, ragazzi, ci può stare, ma questo non è un'annata che va male, adesso ha perso 12 partite. Diceva bene il dottor Ceresso che stavamo sotto, diceva 12 partite significa che tu non è finito il giro di ritorno, ma tu che almeno uno scontro contro ogni squadra della Serie A l'hai perso. Ed è un incubo da cui non si vede la fine. Mo' sabato se va a Frosinone, per pensare che se va a Frosinone a rialzare la testa. Eppure che vinca a Frosinone. Ormai vince a Frosinone non mi serve più un cazzo. A Coppa Italia? La Coppa Italia. La Coppa Italia. Deve pensare che andate a fare un doppio confronto con la Juve e ne usciamo indenni. La Coppa Italia. Per me il problema sta sempre in alto in alto. Per me il problema è sempre la testa. Il pesce puzza dalla testa. Ma in questo momento non c'ho voglia di parlare manco di quello, raga. In questo momento non c'ho proprio voglia di. C'ho proprio voglia di niente, c'avrei solo voglia di chiudere gli occhi e di riaprirli a fine stagione. Qualsiasi cosa succeda, dico, a me ne è finita, basta, basta. Non so che altro dire, raga. Forza Lazio.